Italia Football Club, il gusto di piacere. Stare insieme per condividere momenti genuini e veri, come assistere a una partita o sedersi a tavola. Una squadra che, se non è la più amata, è di sicuro la più gradita. Bergamo, la città dei mille, per i tanti volontari che parteciparono alla spedizione organizzata da Giuseppe Garibaldi. La città alta, la parte più antica che si può raggiungere con la funicolare, è separata dalla città bassa dalle mura venete. La squadra di calcio di Bergamo, l'Atalanta, è la regina delle provinciali. Per il numero di partecipazioni alla Serie A, tra le società che rappresentano una città non capoluogo di regione e che non hanno mai vinto uno scudetto. Campioni. Il primo ricordo che mi viene in mente è sicuramente l'esordio in Serie A con l'Atalanta, il 20 gennaio del 91. Ricordo che rimane dentro di me, perché essendo bergamasco, essere cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, squadra di cui sono anche tifoso tra l'altro, credo che sia il massimo per un ragazzo che fin da piccolo ha il sogno di diventare calciatore e ambisce di diventare calciatore. Io sono riuscito con la maglia della mia città. Quando andavamo in nazionale eravamo tutti contenti, proprio perché si stava veramente bene. Brividi, perché rappresentare una nazione in giro per il mondo credo che sia la massima espressione che un giocatore possa avere. Quindi per me era un onore veramente indossare quella maglia, come era un onore indossare quella maglia per tutti i miei compagni. Avevamo un grande condottiero che è Cesare Maldini. Un saluto a Italia Football Club da Gigi Orlandini, un grande abbraccio soprattutto al grande amico Vito Romaniello. I protagonisti del Made in Italy, le voci dello sport e dell'enogastronomia. La Dadda, nella località Tassodine, che era un vecchio borgo. Qui le famiglie dei contadini portavano a benedire i bachi da seta. Tutte le famiglie bergamasche avevano questa economia domestica, diciamo. 4.000 pianti di Merlot e 4.000 pianti di Pino Nero. Il Pino Nero esce veramente bene. Le mie barbatelle le vengono dalla Borgogna in Francia, con un portinesto molto debole per produrre poco. Poca quantità, tanta qualità. Italia Football Club. Si scende in campo!